saltare dal taccio, perché dobbiamo mettere ordine. Non tutti hanno seguito anche le ultime 24 ore di questa telenovela infinita. E allora partirei prima, grazie alla regia affidata questa sera a Christian Chitti, con Pierluigi Vallone, il coordinamento di Alessio Milone, Paulino Marra e Fabio Cavanna, per andare a vedere immediatamente le parole di Spalletti sul caso Icardi oggi in conferenza stampa. Poi sentiremo anche Spalletti che ha parlato di Lautaro Martinez e non solo, prima della partenza per Cagliari. Domani si giocherà con Luca Cilli, che ci ha raccontato tutta la giornata nell'azzurra. Andiamo subito con la grafica, poi Gianluigi Longari andrà invece a raccontarci, a leggerci quello che ha detto dall'altra parte invece Mauro Icardi dopo queste dichiarazioni di Luciano Spalletti. Di Icardi sono già state dette molte cose sia dalla Di Marotta che dal presidente Zanghi. Da qui in avanti parlo di quelli che ci sono, non di quelli che non ci sono, perché sono quelli che vanno in campo e che hanno a cuore le sorti dell'Inter. Degli altri non ne parlerò più. Cosa ha detto invece tramite i social, tanto per cambiare, Icardi? Buonasera Longari dal Taccio. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti. La risposta di Mauro Icardi è arrivata tramite social network, come abbiamo detto, da un ritiro che si è creato sul lago di Como, abbandonando la casa milanese vista San Siro perché troppo dolore gli provocava la vista di quello stadio che non lo può più vedere protagonista. Questa è la risposta ovviamente destinata a Luciano Spalletti dopo le sue parole, pur non nominandolo mai effettivamente. Nei momenti più difficili che si dimostra il vero amore, in quei momenti che ho deciso di rimanere all'Inter, quando ho sentito che con i miei gol la potevo aiutare ad essere più forte di tante cose, anche quando tutti giudicavano che la squadra non valeva un granché nei periodi del fair play finanziario, ho rifiutato offerte che difficilmente un giocatore professionista avrebbe rifiutato, ho giocato con dolori fisici che mi portavano alle lacrime con l'Inter per amore dei colori nerazzurri, ho mostrato ai miei figli che bisogna mantenere la speranza, solo un vero interista lo può capire, gli occhi dei miei figli non mentono, questo amore lo hanno imparato a casa mia, ho realizzato i miei sogni e ho sempre disapprovato, questo è un primo aspetto importante, i compagni di squadra che alla prima occasione provavano ad andarsene dal club, il riferimento nemmeno troppo velato è Ivan Perisic, tanto per fare un nome ed entrare nello specifico, pur non facendolo direttamente Mauro Icardi, ho rispettato i tifosi, i compagni, la società e tutti gli allenatori che sono passati e poi non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono le decisioni, in questo caso il riferimento è chiaro a Luciano Spalletti e non solo, non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose, solo ed esclusivamente per i valori dell'Inter, questi sono i miei, questi sono i valori per cui ho sempre lottato nella mia storia all'Inter con l'Inter. Grazie, grazie a Gianluigi Longari, botta, risposta. E allora abbiamo scomodato gli interisti Doc. Buonasera, ben ritrovato negli studi di Sport Italia il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. Buonasera. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera, ben ritrovato. Grazie per aver accettato il nostro invito. Anche a Gianluca Paparesta, ex presidente del Bari. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Il direttore sportivo Antonello Preiti. Buonasera. Ben ritrovato direttore. E buonasera, buonasera anche all'ex commissario tecnico della Nazionale Cubana, oggi commentatore su Sport Italia del calcio argentino, non solo, Lorenzo Mamma. Buonasera, buonasera, tutti bravi ma non belli. E allora andiamo subito a salutare nella bravura e nella bellezza Alfredo Pedulla. Alfredo, buonasera, ben ritrovato dagli studi di Roma. Buonasera Michele. E buonasera Pedulla. Buonasera, buonasera anche come in giovedì sera su Sport Italia Agata Alonso. Buonasera, ben ritrovata. Michele. Buonasera. Basta Catania stasera. Che cosa? Catania. Ah, vero, perché siete tutti e due di Catania. È nato Paternò. Brava. Paternò è praticamente Catania. Catania è la mia seconda squadra anche. Ed è ecco, meno male che l'ha detto. Sapeva non che è la ragazza di Catania. Però. Ho sentito che si chiama Agata. Catania si chiamano tutte Agata, sì, quindi non era difficile immaginarlo. Ah, quindi giustamente abbiamo subito trovato l'inghippo. Bene, 20 secondi, super spot, diamo la linea alla regia. Davvero, solo per 20 secondi e poi la novità di serata è Icardi. Parleremo di Icardi questa sera. Alfredo, io capisco che la situazione potrebbe diventare quasi paradossale tutte le sere parlare di Icardi, però è l'attualità, è la cronaca. Oggi quando ci siamo confrontati con la redazione, con Longari, con la Ballarini, con Milone, facciamo di nuovo Icardi? E noi diciamo sì, no, no, ma parliamo prima della Juventus, la copertina è dedicata alla Juventus. Poi però Spalletti dice una cosa, e lo sentiremo anche su Lautaro Martinez, riparla Icardi che se ne va sul lungo lago di Como, e allora diventa quasi inevitabile la prima pagina farla sempre solo su questa vicenda. Che però non fa passi in avanti, sì, Alfredo. Io... Siamo sempre appunto. No, no, io ti do il mio libro. Ti do il mio titolo, poi almeno mi prendo la responsabilità di quello che dico. È un'occasione persa, anzi sprecata. È un'occasione sprecata. Lui non ha parlato entro le 48 ore successive a tutto quello che è accaduto, ha parlato quando ha ritenuto lui. I fazzoletti li ho lasciati a casa perché ci sarebbe da piangere al contrario, ma è una roba secondo me che prende una piega sempre peggiore nel suo tipo di approccio. La Russa.
Ma io credo che abbia ragione, io credo che c'è stato un desiderio della società di cambiare il registro. È arrivato un grande direttore con cui mi sono anche incontrato la settimana scorsa in una cena amichevole con altre persone. E io sono molto felice di questo arrivo. Forse è come quando in famiglia i ragazzini sono abituati a uscire finché vogliono la sera e improvvisamente gli dici da questa sera alle 11 tutti a casa. C'è stato un po' di scompiglio nell'affermazione che c'erano regole rigide. Poi quello che è venuto fuori, io ho le idee molto chiare su questo, è che la Wanda Nara ha fatto quelle dichiarazioni, che poi sono quelle che pensano anche tutti gli interisti, però, perché quando ha detto vorrei, e anziché i soldi per mio marito, vorrei dei giocatori che gli fanno i passaggi migliori, è quello che noi diciamo quando vogliamo Modric, solo che non lo può dire lei, intendiamoci. Però l'ha detto lei, non il marito. Pretendere che Icardi, come aveva fatto il centravanti, come si chiama il nostro centravanti argentino, il giovane, oh mamma mia, come si chiama? Lautaro Martinez. Che ha detto il papà ha sbagliato. Sì, beh, anche il papà ha detto cose più sì, pesanti. Sì, vabbè, più o meno, il papà ha sbagliato. Probabilmente hanno pensato che anche Icardi dicesse mia moglie ha sbagliato. Poi a casa non tornava. Lui non l'ha voluto dire. Credo che abbia sbagliato lì Icardi, non a non smentire la moglie, ma semplicemente a non spiegare cosa voleva dire la moglie. Poteva prendere le distanze. Ma io chiedo scusa, ho finito. Non l'ha smentito, prego. No, ho finito, voglio dire, lui non dovevano metterlo a scegliere tra lo spogliatoio e la famiglia, è un errore. Lui non doveva stare zitto, doveva dire mia moglie voleva dire un'altra cosa, voleva dire che per noi non sono importanti i soldi, ma avere giocatori con cui si vince. L'avesse messa così, probabilmente era già finita. Invece lui zitto, noi ti togliamo la fascia, io non ne gioco. È diventata la guerra dei 30 anni e io mi auguro che non duri 30 anni, però. Ecco. Alfredo, poi allarghiamo la discussione. Vai Alfredo, poi mi palestra. Fermo, ma non sempre l'omicida di un giallo è il maggiordomo. Intendo dire, non ha preso la posizione perché è stato lui l'ispiratore. Quindi perché avrebbe dovuto prendere posizione? Io non sono sicuro di questo. Dal mio punto di vista. No, scusi, come faccio a dirlo? Nel momento in cui il capitano di una società non prende posizione su una cosa così grave, significa che o l'ha ispirata o l'ha avallata. Non c'è una terza strada. O che non vuole smentire. Le due cose per me sono tutte. O che non vuole smentire la moglie. Ma scusi, ma le chiedo scusa, presidente, ma non vuole smentire la moglie su una cosa che è talmente grave che chiunque smentirebbe la moglie. Quindi per me o l'ha avallata o l'ha ispirata, che non sto dicendo nulla di grave. Questa lettera doveva spiegarla, è smontabile punto dopo punto. No, è smontabile punto dopo punto. È smontabile punto dopo punto e mi fermo. Io sono un po' contrario però a questa. A chi? Alla Russo o a Pedula? No, un po' ad Alfredo questa volta. Perché? Perché si è ingigantito un problema che evidentemente esisteva, ma qui l'Inter sta perdendo il suo cannoniere, il giocatore che è stato fondamentale per andare in Champions League l'anno scorso. Si sta perdendo, forse non ci si rende conto che si pensa che di qui alla fine si può fare a meno di Icardi, ma secondo me non si può fare a meno di Icardi. Non è un giocatore che può essere sostituito da Lautaro Martinez o da Perisic, che ha un altro ruolo. Come entri nello spogliatoio? È un giocatore fondamentale. Sì, ho capito. Come entri nello spogliatoio? Ma perché non sono sorpresi e si sono parlati tra di loro? Perché? Non perché, si è fatto qualche cosa che, lui faceva che arriva alla situazione e non così l'hai distrutta la situazione, perché gli togli la fascia di capitano, presidente del Bari, li avresti mandati fuori rosa giustamente, sì, Alfredo, e non li avresti, ma non riammessi, a un giocatore, diciamo, fondamentale, tu lo sai meglio di me, certe volte si cerca di non usare sempre bastone, ma si cerca anche di dare una caramella ogni tanto. Ma non sei più credibile, però, perché se tu da presidente richiami uno perché ti ha fatto 20 gol in stagione, non richiami l'altro perché allora, te ne ha fatti 4, non sei più credibile. Allora, non lo puoi fare. O si chiarisce pubblicamente a questo punto che cosa ha fatto Icardi, perché
la moglie, così come Raiola, la moglie è anche procuratore, non è solo la moglie, è il procuratore che sicuramente gioca su un tavolo dove cerca di portare avanti un progetto per far aumentare lo stipendio, insomma, del marito, può darsi che ci siano sirene di mercato che possano essere interessanti. Riccardi l'ha smentito e anche la stessa Wanda l'ha smentito, ma comunque si dicesse adesso perché è stata tolta la fascia di capitano a un giocatore che è stato fondamentale. Abbiamo visto adesso il gol dell'ultima partita con la Lazio, che è stata decisiva per la qualificazione in Champions, che mancava da anni. Per quale motivo è stata tolta la fascia di capitano in maniera così forte, pubblica, con un comunicato su tutti i social? Questo è chiaro, no? Però è chiaro perché? Perché ha detto: io vorrei che mio marito ci fosse, anziché dare più soldi a mio marito, si desse. Perché non è più giocatore? Una parte importante dello spogliatoio, scusi. Ma non lo spogliatoio. Allora, Alfredo, qui tu stai perdendo un giocatore che è fondamentale per l'Inter, ha due punti di vantaggio sul Milan, capisco, e tre sulla Roma, e ci sta ancora tutto. Ma non è che siccome il capitano è un conto, anzi è un aggravante, e se è l'ultimo del tuo organico puoi lasciarlo a casa. Scusa, cosa è un aggravante? Il problema adesso è un altro. Devi essere forte. Non chi ha torto e chi ha ragione, se posso intromettermi. Il problema è come risolvere, almeno per noi interisti, io capisco che per voi, per altri, il problema è giornalistico e di etica generale. Per noi interisti il problema è qual è la strada migliore perché ritorni un po' di serenità e un po' di possibilità di arrivare a quei risultati sportivi che ogni tifoso desidera. Quindi non tornerei indietro, andrei avanti. Se è vero che questo aveva un problema al ginocchio e tu gli togli la fascia di capitano e lui non si sacrifica più e si fa operare, l'Inter ha perso il giocatore per questa fase di campionato decisiva, ma ha perso anche diversi milioni perché l'anno prossimo per doverlo far uscire per forza non potrai più richiedere la clausola, l'importo della clausola, ma dovrai accettare delle proposte a ribasso che ti possono arrivare di altre società. Quindi il danno è doppio. Preventivo, Gianluca. Ci sono cose molto più gravi di un cartellino, di una fascia e anche di una Champions, secondo me. Scusami, non è che ha perso la fascia per il ginocchio, ha perso la fascia per i comportamenti. Non e ha quale perso comportamento? La moglie che dice una cosa del scusami, genere. Ma Raiola, quante cose ha detto su giocatori che erano impegnati? Ma sono due storie completamente diverse, perdonami. Ma ognuno fa il suo gioco. Storie completamente diverse. Quella fa la procuratrice, non è solo scusami. Direttore, io credo che abbiano voluto, e non è sicuro che abbiano sbagliato, abbiano voluto, dopo alcuni risultati che erano andati male, perché non dimentichiamo che all'inizio dell'anno l'Inter non vinceva più, quindi hanno capito che c'era la necessità di intervenire, hanno fatto una scelta tra Perisic e compagnia e Icardi. Secondo me qualunque cosa avessero scelto era un'ingiustizia a quel punto. Hanno usato la mannaia. Io dico, adesso troviamo il modo di metterle insieme questo problema, perché è sproporzionata il ritiro della fascia. Quando mai si è visto il ritiro della fascia per una dichiarazione della moglie? Allora, se l'hanno fatto gente importante, brava, come i dirigenti dell'Inter, è perché l'hanno dovuto fare per evitare un guaio peggiore, cioè che lo spogliatoio. Però ascoltando chi, presidente? Più. Ascoltando chi? Lo spogliatoio non l'ha fatto la società. No, non ascoltare, perché lo spogliatoio, di un giocatore che nella fase di. Mi fai dire una cosa, chiederei a Perisic perché ha cominciato a giocare solo adesso. Perché Perisic ha detto lo spogliatoio? Perisic ha detto la settimana prima. Facciamo la settimana prima di Cardi, però. Non è solo Perisic. Ha detto: io voglio andare via da qua, avendo un contratto. Dici: io me ne voglio andare. E secondo te come mai, Gianluca? Come mai per te voleva andare via? Allora significa che questo spogliatoio non è per niente. Ma ce le ricordiamo? Due settimane prima era stato tenuto a casa perché c'erano dei problemi. È stato multato e ha pagato la multa. Dobbiamo È stato multato e ha pagato la multa, perché le multe ogni tanto si pagano anche. Ma mi pare che anche nel caso specifico la multa non euro. Inizialmente non era stata pagata. Alla base di tutto è un problema abbastanza evidente tra la società e il calciatore. Io parto dal presupposto che la società è il datore di lavoro e Icardi è il dipendente. E su questo non si discute. Quindi
che accetti le regole che la società mette sul piatto. Io credo che con l'arrivo di Marotta questo sicuramente andrà a colmare quelle che sono un po' le lagune che l'Inter in questi anni ha avuto. Io credo che il problema è difficile da risolvere tra i Icardi. È chiaro che si antepone il gruppo al di là delle qualità importanti di Icardi, ma esistono anche altri 30 calciatori, un gruppo importante. L'unica cosa che dispiace all'Inter, mi dispiace in questo caso, le cose vengono messe troppo sui social, vengono fuori ogni giorno in maniera esagerata. Ma no, ogni giorno. I problemi dello spogliatoio esistono in tutte le società, dalla Juventus alla più piccola. Poi ne parleremo, esistono perché problemi. Allegri non ci siano andato. Però non capisco perché in altre società non succede, all'Inter succede. Ma sempre Brini, determinate mister. Situazioni. Purtroppo voglio fare due dichiarazioni, che due spunti importanti su quello che è successo, perché per me è una storia, come allenatore è una storia grave, nel senso che l'Inter, da quando ha avuto questo problema, la squadra si è rafforzata. Io pensavo che ci fosse un problema dentro il gruppo e invece tutti i giocatori sono uniti. Ha giocato con Rapid Viena? Sì, ma per lì ha giocato con Rapid Viena, per me ha giocato molto bene anche con la Fiorentina. Per me ha giocato molto bene. Poi, nel senso, per me Icardi, non discuto... Tutte, tranne al 96esimo di però, Firenze. Non discuto che Icardi... Siamo caduti nell'abisso. Io voglio finire la mia opinione. Non discuto che Icardi è il giocatore in Italia tra i più importanti dentro la rigore, questo è indiscutibile. Però la cosa grave sta fatta dalla società quando ha tolto questa fascia di capitano. Cioè, togliere la fascia di capitano a un giocatore, ora dice, ma è un problema, ora possiamo andare avanti, ritornare sopra. Io ricordo nell'89 un problema che ha avuto Altobelli con Trapattoni. Altobelli andò alla Juventus e continuò a giocare Serena e Diaz e l'Inter vinse il campionato. Quindi attenzione, nel senso, se oggi era il calciomercato aperto, io non so dove andava, se Icardi rimaneva qui. Perché? Perché sono problemi che chi ha giocato a calcio, anche nel piccolo come me, dentro lo spogliatoio, uno deve vivere lo spogliatoio per sapere quello che è. Icardi oggi ritornare dentro lo spogliatoio è difficilissimo. E poi un'altra cosa, Spalletti... Sono d'accordo con Pedullà. Ma assolutamente, poi un'altra cosa, Spalletti è la seconda volta che succede una cosa del genere. Spalletti Totti, Spalletti Icardi. Con le mogli. Poi dopo si va dietro le spalle dei direttori generali, ora arriva Ausilio, Marotta, ora si prendono la responsabilità loro, io faccio allenatore, la squadra è unita, ora gioco bene. Io sono per il calcio semplice. Scusa mister, ma perché non possiamo prevedere un'altra strada? Che entro due giorni Icardi vada nello spogliatoio e dica chiudiamoci dentro questo stanzone e io chiarisco tutto sbagliato e chiedo anche scusa. E gli ridanno la faccia? Alfredo, quello che dici ma te... Ma lascia perdere, ma quella la faccia, farlo la faccia, scusami. Sì. Alfredo, la faccia, adesso, è una cosa importante. Alfredo, quello che dici te... È una cosa importante, sì, come dice il mister, bisogna vivere lo spogliatoio, la faccia non te la tolgono perché si sono svegliati la mattina e ti vogliono punire. Ragazzi, ci sono delle regole che vanno rispettate, qui nessuno fa la morale. Io veramente rimango da persone dello sport che ho la fortuna con Sport Italia di conoscere e di aver conosciuto, ma vivere lo spogliatoio è un'altra cosa. Cioè, questo gli hanno tolto la fascia, ok, è una cosa negativa, l'ha fatto la società, ma perché l'ha fatto la società? Ci sarà un motivo? Diciamo che è il primo caso comunque. È il primo caso, ma nel senso che... se venga tolta la fascia... Non lo so, se lei lo sa, io non lo so. Io dico semplicemente che io sarei andato dentro i spogliatoi, avrei detto qual è il motivo alla società, se il motivo prendo me ne vado. Se non mi sta bene, ma continuare con questi social e poi la squadra sta facendo dei buoni, perlomeno per me sta facendo bene. No, le ha vinte tutte tranne quella di Firenze. Allora, nel senso, non mi sto sbagliando, nel senso che io, per me, ripeto, è stato grave togliere la fascia di capitano così dalla sera alla mattina e pubblicarla sui social. Evidentemente hanno pensato che se non l'avessero fatto il danno sarebbe stato ancora maggiore. Io non credo che siano stati contenti a farlo. Credo che la strada migliore
doveva sceglierla Icardi anziché starsene zitto, prendere le distanze dalla moglie, spiegando che voleva dire una cosa diversa. Ha ragione. Cioè sminuendo il peso delle dichiarazioni però, della presidente, moglie. E io presidente credo che ragione. Forse ha ragione lui, evidentemente non voleva farlo. Non sappiamo perché, o perché ha una sudditanza psicologica verso la moglie, o perché ma è d'accordo con la moglie. Non può essere questo. O perché è d'accordo con la moglie, la o perché addirittura l'ha ispirata lui. E può essere, può essere. Certo è però che io li metto tutti sullo stesso livello. Icardi che non smentisce la moglie, Perisic e qualcun altro che corrono solo ora che non c'è Icardi. Neanche questo mi è piaciuto molto, eh. Meno male che corrono, però. Perché lo spogliatoio è sacro. Beh, spogliatoio, prendono milioni ogni giorno, spogliatoio sacro, non sì, sacro, no, corrono tutti i giorni. Non entriamo in questo discorso dei milioni, perché no, se ne prendono correre, la lettera che ha scritto Icardi dovremmo fare, non vorrei fare del populismo, ma no, la lettera di Icardi proprio perché prende dei milioni, proprio perché prende dei milioni non poteva permettersi di scrivere quelle cose. Sì, no, perché prende dei milioni. Io ho uno studio legale. No, quindi non entri in questo discorso. Se due giovani avvocati del mio studio litigano e poi vanno a perdere una causa, uno dice, ma sai, lui mi ha insultato, quindi ho perso la causa, cioè non ho giocato al massimo. Mi arrabbio con tutti e due. Io mi arrabbio con tutti e due. Ma se uno dei due le manda a quel paese lo studio, questo faccio nel mio studio legale. Io sono convinto che se uno dei due le mandasse a buone donne lo studio, lei lo manderebbe via il giorno dopo. Alfredo, non lo farebbe scusa, più entrare. Alfredo, scusa, poi non interrompo più. Ma se. O a cattive donne. Ma se con Nainggolan è stato preso un provvedimento, quello di tenerlo fuori squadra per una partita e poi rimesso in panchina e fatto ritornare. Sì. Con Perisic, che ha detto che non voleva più giocare con l'Inter, è stato tenuto fuori squadra un paio di partite, poi in panchina e poi ritornare. Lo stesso. Ma perché non prendi lo stesso provvedimento con Icardi? Perché non metti sui siti che gli togli la fascia, lo tieni in panchina una partita, lo fai recuperare e gli fai capire che cosa è successo. Perché, Gianluca, perché Nainggolan è stato in disciplina, cose che ha fatto spesso a Roma, che non è andata a minare gli equilibri interni. Quindi l'hai pizzicato sul portafoglio. E Perisic che dice che se ne vuole andare da quei compagni? No, ti sto rispondendo. Perché se ne vuole andare? Perché, scusami un secondo, ma le provocazioni di certi post che vanno avanti da 7 mesi, vogliamo andare un giorno a fare un servizio su tutti i post che hanno provocato questa situazione dentro l'Inter senza che nessuno fosse intervenuto in passato? Facciamo un servizio una sera prendendo gli ultimi 50 post tra Instagram della signora e nessuno è intervenuto. Visto che voi giustamente dite non mi ricordo un'altra storia di fascia, ma vi ricordate 40 post col bikini nero azzurro, bianco nero, vado via, i soldi, ve lo ricordate? In quante però altre mai contro, sono cose però del mai contro lo spogliatoio. Io non ho mai visto un posto però contro già lo spogliatoio. E poi casomai la società dopo lo spogliatoio non è mai stato attaccato. Certo, ma tanto per non farci mancare nulla, quelli poi sono arrivati dopo, perché quando parli di Perisic abbiamo comprato Lautaro. L'unico che poteva insidiare il posto a Icardi era Lautaro. Chi l'ha accolto meglio di tutti è stato Icardi. Ha fatto il capitano. E lo stesso ha fatto con Keita. Io ripeto, discorso. Non do la croce addosso alla società, perché se l'ha fatto ha dovuto subire, purtroppo secondo me, una sorta di diktat. O faccio questo o è peggio, perché stiamo perdendo tutte le partite, questi non corrono, allora devo trovare un modo per ricominciare a partire. Il che è peggio. Il che vuol dire che sta pagando Icardi inevitabilmente, perché non potevano fare diversamente, ma più di quello che merita. Di Lautaro Martinez ne ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partenza, e poi vedremo anche con le immagini. Abbiamo seguito con Luca Cilli la partenza per Cagliari. Ha parlato Luciano Spalletti ad Appiano. Abbiamo seguito tutto in diretta nel corso della giornata proprio su Sport Italia con Valentina Ballarini e con Luca Cilli inviato. Ha parlato di tanti argomenti. Abbiamo già raccontato le dichiarazioni su Icardi. Adesso sentiamo Spalletti su Lautaro Martinez. Quello che io mi aspettavo, anzi. Proprio perché ora c'è il carico di questa responsabilità che sei tu, lui si sta disimpegnando molto bene. Nell'ultima partita ha fatto vedere anche 2 o 3 numeri dei suoi.
è riuscita a saltare l'uomo nello stretto, è riuscita a far salire la squadra, è andato a puntare la linea difensiva da solo. È un calciatore che ha più qualità per metterle a disposizione della squadra, e questa responsabilità che sente adesso lui l'ha gestita molto bene, insomma, ecco, l'ha gestita bene, perché c'era il rischio veramente che uno perdesse un po' del suo valore, perdesse delle caratteristiche, dovendo poi andare a spiegare quello che sarà il reparto offensivo dell'Inter, e lo devi spiegare tu soltanto in questo momento qui. E secondo me sta crescendo in maniera imponente, sia come partite giocate sul campo viste da tutti, sia come comportamento dentro gli allenamenti come punto di riferimento offensivo per i compagni, che è un altro, cioè i suoi compagni si fidano di lui, ecco, sono tranquilli con lui davanti. Le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti. Agata Alonso, la domanda prima della chiusura, e poi parleremo anche di Allegri, che ha lasciato i social, la Juventus che pensa in blancos, e speriamo che non vada in bianco in questo caso, visto e considerato che aspetta l'Atletico Madrid, ma guarda in casa del Real Madrid. La domanda è per Ignazio La Russa. Ah, tutta roba catanese. Ignazio, da cuore nero azzurro, se dipendesse da lei, che leggerebbe come attuale capitano dell'Inter? Ah. Se dipendesse da me, tolto Icardi, perché io non gli avrei, in condizioni normali, tolto la fascia. E io credo che il più meritevole. Sì, no, ma Handanovic è un ottimo capitano. Io sono assolutamente convinto che sia un ottimo capitano. E poi, se altrimenti, metterei Ranocchia in campo solo per fargli fare il capitano, perché Ranocchia è meglio di Handanovic come capitano. Peccato che però giochi quanto... No, quando semmai giocasse una partita può fare il capitano Ranocchia. Stesso numero di minuti. No, che è un ragazzo eccezionale, lo sappiamo tutti, che è un ragazzo che nello spogliatoio ha sempre fatto bene. Per quello. Lo sappiamo, però gioca poco, quindi è difficile eleggere capitano... No, vice capitano. Vice capitano, benissimo. In attesa del futuro di Cardi...